Siamo reduci da una stagione estiva molto positiva. Abbiamo continuato quindi a lavorare su questa strada e abbiamo creato un calendario in grado di richiamare quei turisti, soprattutto quel pubblico che è sempre stato attratto dal nostro borgo. Siamo partiti con diverse iniziative enogastronomiche fino a giungere appunto al Borgo di Birra, che è stato un grande successo. Continuando su questa strada, adesso vogliamo offrire al nostro pubblico un calendario un po' più ampio a livello culturale. Quindi partiremo già il 3 agosto con ben 7 rappresentazioni teatrali che saranno portate dalla Fita Abruzzo nella persona di Antonio Potere. Poi proseguiamo con il premio poesia dedicato ad Oreste Pelagatti. Poi proseguiamo con i concerti. Abbiamo un grandissimo artista di blues, Chris Kane. Avremo anche una cantante newyorkese e quest'anno avremo due grandi artisti del cabaret napoletani. Quindi il divertimento è assicurato. E a conclusione un grande artista del teatro italiano, Michele La Ginestra, che porterà il suo ultimo spettacolo a Civitella del Tronto.